Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi leggiamo un po' la musica. Cantare in libertà. Le note musicali sappiamo essere sette. Anche le figure musicali che determinano il tempo e la durata delle note sono sette e vi dico le principali. Prima esisteva anche una nota che si chiamava breve e che adesso non si usa più. Durava 8 quarti, era molto lunga, dalla durata molto lunga. Quindi partiremo dalla semi breve che dura 4 quarti. 4 quarti significa che noi dobbiamo dividere il tempo in 4 quarti, cioè significa 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Quindi se una canzone avrà questo tempo, questa nota durerà per tutte e 4 le battute. Questa semibreve poi si divide in due note che si chiamano minime e si scrivono così. Durano due quarti, quindi se una battuta è di 4 quarti, all'interno potranno andare due minime, quindi la minima sarà più corta e avrà il pallino vuoto e una gambetta soltanto. Poi ancora si divide in due e c'è la semi minima che dura un quarto, quindi solo ta. Questa è la sua durata. Più andiamo avanti e più le note saranno veloci, quindi dureranno di meno. Vi scrivo le altre, quindi poi c'è la famosa croma che ha anche una coda, una codina, e dura la metà, quindi un ottavo. Andiamo avanti. Lo scrivo qua per ragioni di spazio. Questa sarà semicroma, un sedicesimo. E infine, scusate se mi abbasso, ci saranno biscroma, che dura un trentaduesimo, molto veloce, e quattro code per la semibiscroma, che dura un sessantaquattresimo. Queste sono tutte le note che noi troviamo sul pentagramma. Sappiamo per definizione che la musica è un insieme di note e di pause, quindi ci sono ovviamente delle pause corrispondenti allo stesso valore delle note appena viste. Quindi per la semibreve che dura 4 quarti avremo sul pentagramma una pausa di questo tipo, diciamo come una specie di cappello sul quarto che scende dal quarto rigo. Per la minima è la stessa figura però poggiata sul terzo rigo, che durerà due quarti. Questa 4 quarti e questa 2 quarti significa che noi per due movimenti, se questo è il tempo, staremo in silenzio, quindi faremo pausa. Questa specie di Z di Zorro con la pancia è la pausa di semiminima, e poi dalla croma fino alla semibiscroma avremo una specie di Y, questa è la pausa di croma, un ottavo, poi due code, 3 e 4 fino alla semibreve. E queste dureranno della stessa durata di ogni nota. Questo è il pentagramma che ho disegnato io in maniera molto rapida e molto dritta, direi. E queste sono le note, l'altezza sul pentagramma. Capiamo bene. Le note sui righi si chiamano Mi, Sol, Si, Re, Fa. E siamo ovviamente in chiave di violino o chiave di Sol. Esistono sette chiavi, ma noi vediamo soltanto la lettura per i cantanti è sempre in chiave di violino, tranne per i bassi e per i baritoni che è in chiave di basso. Ma vediamo la chiave di violino.
Questa nota sotto il pentagramma, come vedete, ha un taglio che si chiama taglio addizionale. Che cosa significa? Avendo 5 linee, ovviamente le note sul pianoforte sappiamo essere molte molte di più, quindi qua abbiamo bisogno di aggiungere altre linee al pentagramma. Questo è il cosiddetto do centrale, è come se noi aggiungessimo una linea immaginaria, ma senza disegnarla facciamo soltanto un taglio addizionale dove serve. Quindi questo è il do, poi c'è il re, abbiamo detto mi, sol, si, re, fa per le linee, mentre negli spazi fa, la, do, mi. Queste sono le note nel pentagramma. Ovviamente se noi andiamo in ordine troviamo tutte le note, quindi do, re subito sotto la linea del mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa sull'ultima linea. Andando oltre, subito poggiata sul pentagramma c'è il sol, che riprendiamo di qua, non era bastato il foglio. Quindi se questo è sol, per salire ancora più in alto avremo bisogno di un altro taglio addizionale per prendere la nota la, ancora un taglio e facciamo poggiare il si, poi due tagli addizionali per prendere l'altro do, quindi avremo due ottave, dove questo è il do, questo è l'altro do nel terzo spazio, e poi ancora l'altra ottava più alta avremo ancora un altro do. E così si può andare verso l'alto aggiungendo dei tagli, ad esempio se vogliamo scrivere il re sarà così, se vogliamo scrivere il mi sarà così. E lo stesso vale andando in basso. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.